Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci sono i Templari, meglio noti al giorno d'oggi come Abstergo Industries. Vogliono controllare ogni cosa. Politica, economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti. Letteralmente. Contro di loro si battono gli Assassini, un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Alcune settimane fa i Templari mi hanno trovato e fatto prigioniero. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio DNA. Prima ho ripercorso la vita di Altair ibn Lahad, un assassino delle crociate. I Templari volevano trovare qualcosa chiamato Frutto dell'Eden, un antico manufatto in grado di piegare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. Lucy, quando tutto sembrava volgere al peggio, si è rivelata un'assassina e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie disavventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i Templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. Rebecca, che succede? Devo fare qualche verifica. Torno subito. Desmond, non capisco. Ti prego, aspetta. Ho così tante domande.
nelle mani della terra che nelle mani dell'uomo. Zio Mario. Che posso dire? Abbiamo mandato un solo uomo contro un'intera armata. Ero in pena. Svelto, sali. Dobbiamo uscire di qui. Non credereste mai a ciò che ho visto, zio. Resta vivo, così potrai raccontarmelo. Prevedo resistenza. E io prevedo che il Borgia lamenterà la perdita di molte vite stanotte. Cosa fate qui? Assassini! Dio vi punirà per i vostri crimini! Voi avete profanato la santità di questo sacro luogo! Voi condannate ciò che non comprendete! Dobbiamo andare, Ezio, presto! Insomma, finitela! La sua è la voce del demonio! Allontanatevi da loro! Rodrigo è riuscito a ferirti. A malapena. La corazza ha fermato il suo attacco. Contro le potestà. Contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età. Contro gli spiriti di malvagi e i segni del potere. Perciò prendete in sé la natura di Dio. Sta pronto a batterti. Che intendete fare? Salvarti, è tanto sempre. Non male per un pizzo. Concordo, te la cavi ancora bene. Buona questa. Magnifico. Bel colpo, notevole.
Ultimamente la città è stata invasa da monete. Ora! I vari consigli rionali e le consegne dei membri del decisione spetta soltanto a te. Basta che ti sbrighi. Dalla a me. Potrei farci ciò che vuoi, seguito. Sta bene. Salta! Poi Minerva ha parlato del sole e di un disastro avvenuto molto tempo fa e di un altro che sta per venire. In un futuro lontano, vero? Allora non abbiamo di che preoccuparci. Sì. Forse il nostro lavoro è finito. Non sarebbe poi così male. Abbiamo potenziato l'arsenale mentre eri via. Adesso è usanza accogliere i visitatori a colpi di cannone? Chiedo venia. Li abbiamo fatti montare appena qualche giorno fa. I miei uomini si stanno ancora addestrando. Salute, Mario! È bello essere a casa. Guardateli un po', quei due. Questo borgo diventa sempre più bello. Grazie a te. Fratello! Claudia. Fa piacere tornare a casa. E nostra madre? Sta bene. Avevo sentito dire che stavi tornando, ma sono lieta di vederlo coi miei occhi. La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto. Non pensavo che fossi tanto famoso. Caterina. È qui. È finita, dunque. Lo spagnolo è davvero morto. Stasera raduna gli altri nello studio di Mario. Vi spiegherò tutto lì. Preparati, Ezio. Sarai bersagliato di domande. Claudia, di alla contessa che attendo con ansia di incontrarla questa sera.
diamine! Quanto è pesante! Gli uomini in questa città sono delle signorine! Dovrei avere un esercito ad aiutarmi, invece nessuno! Serve aiuto. Salve! Quanti fiori! Vostro marito è molto fortunato. Sono io la fortunata. Ci siete voi ad aiutarmi. Vediamo cosa posso fare. Prima potrei avervi dato un'impressione sbagliata. Ah, sì? Non ho marito. I fiori sono per una festa. E io sono invitato? Alla festa di compleanno di Claudia Auditore alla villa. Se vorrete aiutarmi ancora, ho bisogno di una persona di classe che mi accompagni. Cosa vi fa pensare che io abbia classe? L'ho capito appena vi ho visto. Nessuno qui può vantare un simile portamento. Lo stesso Ezio Auditore ne resterebbe impressionato. Oh, che cosa sapete di Ezio? Claudia ne dice un gran bene, ma egli di rado le fa visita. A quanto ne so, tiene le distanze. Avete ragione, le ho tenute. Oh no! Voi! La festa doveva essere una sorpresa! Promettetemi di non dirlo a Claudia! Il mio silenzio ha un prezzo, non credete? Confido di potervi offrire varie contropartite. Sarò lieto di valutarle appena arrivati. E ora, a proposito del mio silenzio... Un'idea ce l'avrei. Ma c'è una condizione. Qualsiasi cosa. Dovrete aspettare fino a domani. Se la cosa vi fa piacere, non sarò io ad oppormi. L'attesa sarà valsa la pena. Fidatevi di me. Basta, ma che mi prendi? Avete bevuto per caso? Vi diverte tutto questo? Buongiorno. Ezio, adesso Mario mi ucciderà. Il suo cavallo preferito è scappato. Non disperatevi, lo recupererò io. Dio vi benedica, Ezio. Tenete. Grazie, Ezio. Non riesco più a badare come si deve ai cavalli. Promettetemi di godervi la vostra buona salute. Non perdete tanto tempo in battaglia come vostro zio Mario. Le mie battaglie sono già state vinte. Ma che bella notizia. Arrivederci, Ezio.
Dunque, questi sono i nuovi cannoni? Sì, messer Ezio. Posso provarne uno? Sì, ma... Avanti, diglielo. Noi non siamo riusciti a farli funzionare. L'idiota che li ha montati non si trova da nessuna parte. Allora sta a me trovarlo. Non vogliamo che sprechiate il vostro tempo. Nessun problema. Adesso ho tutto il tempo che voglio. Salve, messere. Abbiamo bisogno di voi per sistemare i cannoni. Lasciatemi in pace. Io non sistemo nulla prima di mezzogiorno. Lo sapete che ore sono? Costruisco cannoni io, non orologi. Se siete impegnato, li sistemerà qualcun altro. Un momento. Nessuno tocca i miei cannoni. I soldati non hanno alcun rispetto per l'artiglieria. Si aspettano che funzioni così, per magia. Invece bisogna volerli bene, bisogna incoraggiarla. Per ora abbiamo a disposizione solo dei semplici cannoni. Ma ho messo le mani su un progetto proveniente dalla Francia. Una sorta di cannone a mano. Lo chiamano assassino in ferro battuto. Immaginate, un cannone portatile. Questo è il futuro. Cosa avete combinato? Li abbiamo usati. Non sono pronti per sparare. Avreste potuto ucciderci tutti. Fatemi vedere. Il suo alito è ancora più letale dei cannoni. Solo se siete voi due idioti a usarli. Ecco, provate ora. Mirate a qualcosa per assaggiare l'allineamento. Il meccanismo di puntamento funziona. Il problema deve essere dietro a noi. Sa come si spara. Ora passiamo all'altro. Devo andare. Grazie di averci aiutato. Se domani all'alba sentite sparare, non preoccupatevi. Saremo noi che ci esercitiamo. Peccato che non vi servirà a nulla. Divertente. Ora riparate il secondo cannone. Ma che siete, fuori di senno? Buongiorno, Ezio. Caterina.
A cosa devo il piacere della tua presenza? Al desiderio di un'alleanza. Le armate papali hanno ripreso a marciare su Forlì. I vostri mercenari gioverebbero molto alla mia causa. Con tutta probabilità potrò darti ciò che desideri. Ma ne parleremo dopo. Madre. Machiavelli. È fatta. Anche se in un modo, credo, del tutto inaspettato. Sono andato al Vaticano e ho affrontato Rodrigo. No! Ha usato il potere del bastone pastorale contro di me, ma l'ho sconfitto. Grazie al bastone e alla mela, sono riuscito ad accedere alla cripta. Lì, un quadro della dea Minerva in grado di muoversi mi ha parlato. Ha predetto che una terribile catastrofe si abbatterà sull'umanità, ma che grazie ad alcuni templi nascosti c'è ancora una speranza. Poi si è rivolta a un fantasma, un certo Desmond, come se si trovasse lì, accanto a me. E dopo l'avvertimento, è sparita. È incredibile. Al di là d'ogni immaginazione. La cripta non conteneva la terribile arma che paventavamo. Ottima notizia. Ma questa dea, questa Minerva, aveva sembianze umane? Sì, ma le sue parole dicevano il contrario. La sua stirpe morì molti anni fa. Vorrei potervi mostrare le magie di cui era capace. Chi è Desmond? E dove sono i templi di cui ha parlato Minerva? Lo ignoro. Forse dovremmo cercarli. Dimmi com'è finita con il Borgia. Rodrigo ti ha implorato? Ha chiesto perdono? Ti ha promesso potere in cambio? No, nulla di tutto ciò. Interessante. Mi sorprende che abbia mantenuto un contegno. L'ho lasciato vivere. Lo spagnolo è vivo? Potremo parlare di cripte, dei e antichi luoghi solo quando i nostri nemici saranno morti. Avresti dovuto ucciderlo. Ne patiremo le conseguenze. Non sono qui per dibattere sul passato. Insieme dovremmo piuttosto parlare del futuro. No, io devo partire immediatamente per Roma. Ezio, non so perché l'hai risparmiato, ma mi fido del tuo giudizio. Anche Machiavelli capirà. Bentornato. Pronto a ripartire? Non serve che me lo chieda.
si dovrebbe sempre avere la libertà di scegliere. Shh. Cos'è stato? Probabilmente è solo un'esercitazione. Diavolo! Devo trovare Mario e radunare le truppe. I miei uomini sono nella corte. Le guiderò ad aggirare gli assalitori. Non farti vedere. Sono i Borgia. E nessuno li ha avvistati. Si saranno ammassati a est durante la notte. Dobbiamo respingerli finché la gente non sarà fuggita. Beh, mi occupo io. Usa i cannoni sui bastioni. Io guiderò un attacco frontale. L'avete con voi? Lo tengo al sicuro. I Borgia non devono fare breccia nelle mura finché tutti non saranno in salvo. Insieme per la vittoria. Insieme. Zio, state attenti. Certo. Continua a caricare! Quasi tutta la popolazione si trova fuori dalle mura! Li avete salvati! Un momento! Dei soldati stanno scalando le mura! Signore, lasciate perdere i cannoni! Dovete fermarli!
Voi andate! Ci penso io qui! Non mostrate alcuna pietà! All'attacco! Uccideteli tutti! Prendete la città, Beriborgia! Ci sei, Ezio! Il Papa mi ha parlato di te e del tuo piccolo gruppo di assassini! E di questa! Dammi l'arma che ci ha fatto il suo amico! Tutto questo sangue versato andrà in qualche modo deterso! Dunque consideralo un invito da parte della mia famiglia! Alla tua! Basta! Posso camminare. Attenti! Stanno arrivando! Ritirarsi tutti all'interno della villa! Io non posso battermi in questo stato. Datemi manforte! Via, via! Sì, va bene! Eccolo! Sì, provaci! Oh. Che squadra, eh? Ezio! Sono qui, fratello!
Va dentro il santuario! Seguimi! Tratterrò io. Va, va, presto! Credevamo foste morto, Serezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle mura. Non immaginavo esistesse. Lasciate che vada, aiuto le truppe. Presto, Ezio! Dov'è nostra madre? Sta bene? Sono qui, Ezio. Grazie a Dio. Non potevamo andare senza di te. La via sarà piena di pericoli. Proteggi nostra madre. Dov'è Mario? Pensavo che ci avrebbe aspettato. La fanteria dei Borgio circonda la città! Mario è morto. Dovete lasciare questo luogo. Porta nostra madre a Firenze. Datemi un cavallo! Tu non vieni con noi? Dove intendi andare? A Roma! Va, figlio mio. Sconfiggi il nemico. Ma non dimenticare per chi lottano gli assassini.